Ultima delle interviste di questa sera con Pier Ferdinando Casini, che saluto, grazie di essere con noi. Il presidente Casini è candidato premier della lista che riunisce UDC e Rosa Bianca, l'Unione di Centro. Allora Casini, lei ha rotto con Berlusconi, ha rotto con Fini, ha rotto con Bossi dopo 14 anni di collaborazione sia alla maggioranza sia all'opposizione. Che cosa ha prevalso in voi rispetto alle ragioni dello stare insieme? I nostri valori non sono in vendita, la difesa della nostra identità, io rispetto molto questi amici che lei ha citato, ma francamente non posso accettare di andare in un partito populista di destra costruito secondo le logiche proprietarie. Non ho intenzione di lavorare in un'altra azienda perché faccio un altro lavoro che è quello della politica e credo che l'alleanza che noi avevamo offerto fosse un'alleanza seria, come quello in fondo che la Lega ha stipulato con Berlusconi. A Berlusconi non bastava, pretendeva la nostra annessione, la nostra scomparsa. Allora, poiché nella politica difendiamo dei valori e delle idee e non delle poltrone, ci siamo messi in gioco. Per me sarebbe stato molto più facile accettare prebende, incarichi ministeriali e un cammino in discesa. Ho scelto la salita e spero che gli italiani mi premino. Visto come sono andate le cose, si è pentito di non aver sostenuto il tentativo del presidente del Senato Casini per cambiare la legge elettorale e per poi andare subito al voto nel giro di un paio di mesi? Non mi sono pentito per una ragione, perché io le ho potuto rispondere prima con grande serenità, perché ho nella coscienza la fedeltà agli impegni presi con i miei elettori. Se io avessi dato vita al governo Marini, molti dei miei elettori non avrebbero capito, avrebbero ritenuto che in me avesse prevalso sostanzialmente un'idea trasformistica della politica. Io ho invece fino in fondo tenuto fede a un impegno di lealtà e oggi mi ripresento con un mio programma, aprendo una pagina nuova davanti agli elettori italiani. Lei mette in guardia dal bipartitismo di fatto a cui puntano Popolo delle Libertà e Partito Democratico. Ecco, ma dopo le coalizioni litigiose, non è in fondo quello che vogliono gli italiani oggi? Gli italiani vorrebbero forse, lo dice lei, ma io posso anche seguirla nel ragionamento, due partiti, non due accostagli di finte partiti in cui c'è la Mussolini e Giovanardi, in cui c'è Capezzone e coloro che vengono da una tradizione cristiana, oppure nel Partito Democratico ci sono un giorno i radicali e un giorno i cattolici. Questi non sono due partiti, sono due finti partiti, in realtà comitati elettorali che il giorno dopo sarebbero paralizzati in ogni decisione. Ecco perché invece noi ci presentiamo con una proposta che ci consente ad esempio di parlare di quello di cui Berlusconi e Veltroni non vogliono parlare, cioè i temi eticamente sensibili che riguardano la vita, la morte dei nostri concittadini. Questi temi da parte nostra possono essere affrontati perché abbiamo una visione comune della vita e del futuro del Paese. Gli altri non possono permettersi di parlare di cose che vedrebbero contrasti insanabili all'interno dei loro partiti. Ecco, ma parliamo comunque di... pronti a fare l'accordo Berlusconi e Veltroni, cioè io li chiamo Veltrusconi, no? Io chiamo Berlusconi e Veltroni Veltrusconi, perché in realtà questa è una finta campagna elettorale. Il giorno dopo le elezioni saranno pronti a fare un governo assieme alle spalle di tutti gli italiani. Noi saremo in Parlamento vigili perché questi pateracchi non ci siano. Parliamo un attimo di programmi. Voi non avete timore a dire che ora servono anche delle scelte impopolari. Ecco, ma questo non è rischioso in una campagna elettorale in cui si parla di come intervenire sui prezzi troppo alti, i salari insufficienti, le tasse alle stelle? No, non è una cosa popolare, su questo sono d'accordo con lei, ma io credo che gli italiani siano più intelligenti di come pensano molti uomini politici, che continuano a fare promesse impossibili che il giorno dopo non riusciranno a mantenere. Io parlo un linguaggio, forse discutibile, ma di verità e di responsabilità, di senso del dovere, di necessità di ripristinare il merito, il concetto di autorità. Sono cose forse che molti possono ritenere dure, ma dobbiamo rimboccarci duramente le maniche tutti assieme. E credo che continuare a ritenere, come fanno Veltrusconi, che gli italiani siano tutti degli sprovveduti, a cui possiamo continuare a dare un elenco di proposte, di sogni impossibili, non faccia
ormai più premio, la gente capisce, è smaliziato. Abbiamo pochi secondi, un'ultima domanda. La difesa della famiglia è uno dei capisaldi del vostro programma, forse il caposaldo del vostro programma. Sì. Ecco, ma il tema è presente anche nei programmi dei maggiori partiti. Una famiglia oggi perché dovrebbe scegliere voi e non altri? Perché noi diciamo semplicemente, con realismo, che è inutile ridurre di un punto le aliquote IRPEF indiscriminatamente, ma bisogna premiare selettivamente la famiglia italiana con una politica di deduzioni. Gli altri propongono e promettono alle famiglie e nello stesso tempo anche ai single. Bisogna fare delle scelte di priorità, noi abbiamo scelto la famiglia. Bene, il nostro tempo è terminato, ringraziamo il Presidente Casini di essere stato con noi. Vi ricordo che il prossimo...